tre rotonde al buio nel giro di pochi chilometri. Succede sia all'ingresso di Pavia, ma anche in direzione Carbonara e Zinasco, lungo la SP596. Sono state diverse le segnalazioni arrivate ai sindaci della zona, ma la competenza su questo tipo di interventi è della provincia. La rotatoria del Bennett a San Martino, per esempio, ha diversi punti luce spenti. Stessa situazione per quella al Bivio Cava, così come per quella a poca distanza dalla frazione Santa Croce. Qui l'illuminazione è praticamente inesistente da mesi e all'ingresso della rotonda, per chi arriva dalla Lomellina, c'è addirittura un piccolo dosso che può essere pericoloso, soprattutto per i motociclisti. Con l'arrivo dell'inverno, ora che le giornate si accorciano, i disagi rischiano di essere ancora maggiori. Chiaramente si tratta di tutti gli interventi che riguardano rotatorie di competenza provinciale e impianti di competenza provinciale, quindi il nostro compito come comune è contestualizzarli e interagire con la provincia affinché ci pervengano le informazioni sulla corretta sistemazione. In questo momento sono tre i punti di interesse principali: il Bennett, la cui impianto è sottoposto a una verifica da parte della manutenzione per capire la natura dell'inconveniente, perché sembra più complesso di quanto previsto inizialmente. Per il Bivio Cava altrettanto è in corso una valutazione precisa al riguardo per avere i tempi di risoluzione, e invece discorso diverso riguarda la rotatoria in prossimità della frazione Santa Croce, quella per andare a Zinasco per intenderci. Ecco, in quel caso lì la situazione è un po' più complicata, perché probabilmente la provincia sarà costretta a rivedere completamente l'impianto installato, perché la riparazione di quello esistente sembra una strada impraticabile. In ogni caso mi rendo conto del disagio che comporta questo per i cittadini, perché chiaramente soprattutto in questa stagione dell'anno incomincia un periodo nel quale l'illuminazione con le rotatorie è veramente importante. Resta il fatto che bisogna aspettare comunque i tempi tecnici per la soluzione e che gli organi competenti intervengano.